Buongiorno, buongiorno cari amici che ci seguite sui social dell'Amico del Popolo. Oggi abbiamo un ospite che non credo sia mai stato ospite delle nostre interviste, quindi delle video interviste. Quindi lo ringraziamo in modo particolare. Si tratta di Paolo Doglioni, che è il presidente di Confcommercio Belluno, cioè i commercianti di Belluno, cioè la vecchia Ascom. Buongiorno Paolo Doglioni e grazie molte. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Ecco, oggi questa intervista ha un tono un po' mesto, inevitabilmente, perché Paolo Doglioni rappresenta i commercianti e i commercianti sono estremamente preoccupati in questo momento per quello che sta succedendo a causa del coronavirus, per le decisioni politiche che sono state prese, sono preoccupati per l'andamento delle loro imprese. Perché i rischi in questo momento, dopo la mazzata, possiamo chiamarla così, causata dal coronavirus in primavera, dal lockdown della primavera, adesso stiamo ricascando in una situazione che per chi ha un'attività commerciale è una situazione sicuramente difficile. Vero, Presidente? Sì, è una situazione da guerra. È una situazione da guerra. Noi non rappresentiamo solo i commercianti, ma rappresentiamo i bar, i ristoranti, gli alberghi, i rifugi, tutti i luoghi di accoglienza, oltre ai liberi professionisti, quindi tutta la società bellunese. E siamo preoccupati perché se da una parte la salute prima di tutti va tutelata, dobbiamo rispettare le regole perché questa pandemia di fatto ci ha portato a una guerra contro un nemico che molte volte non è visibile, non si sa chi sia, pericolosissimo. E allora un messaggio che noi ci sentiamo di dire che dovrebbero essere rispettate le regole, sanzionando chi non rispetta la mascherina, sanzionando chi fa movida e che può essere contagioso, specialmente per le persone anziane e anche le non anziane adesso. E quindi finora quello che mi ha lasciato è che hanno penalizzato fortemente bar e ristoranti, in questo caso con la chiusura alle 18, una chiusura che non ha senso Non ha senso. perché i bar e i ristoranti si erano attrezzati, io parlo almeno per la provincia di Belluno, con costi notevoli per poter rimanere in una situazione di salvaguardia della salute. Questo è il primo punto. Sì. Inoltre, cosa faranno delle scorte in un mese? Ci sono dei prodotti deperibili che loro avevano e magari devono buttarli via. Il governo dice che da domani, martedì, ci sarà un ristorno pressoché immediato. Dicono che entro novembre potrebbe esserci un ristorno, ma consci di quello che è avvenuto, che tante promesse si sono fatte, ma poi le difficoltà di erogazione o altro, io sono molto perplesso. Mi auguro ci sia un ristorno. Perché vedete, la situazione del turismo in provincia di Belluno è fondamentale, ma non solo per gli avvenimenti che ci saranno nel 21 e soprattutto la preparazione per le Olimpiadi del 26, ma tutti i giorni, penso agli impianti di risalita che sono importantissimi nel nostro territorio, fanno vivere il territorio. Allora, noi dobbiamo in qualche maniera tutelare la salute della gente, perché guardate che lo Stato italiano sta tutelando tutti noi italiani in maniera maggiore. Mi ha stupito molto leggere da qualche parte che la Svizzera alle persone anziane non dà più la possibilità di entrare nelle terapie intensive se non a pagamento. Mi ha lasciato perplesso che un carissimo amico da Miami mi telefona e dice: anche noi abbiamo dei problemi, ma io pago 24.000 dollari l'anno per la mia famiglia di 6 persone. Noi abbiamo molte cose gratuite date dalla cosa. Sicuramente il Veneto si è comportato bene, un encomio che poi è stato premiato sicuramente anche nelle urne
al governatore Zaia, che ha gestito bene questa situazione rispetto a altre gestioni, magari di partiti della sua stesso schieramento. E quindi tutto questo noi dobbiamo dirlo, dobbiamo stare sul pezzo, ma la chiusura alle 18 farà chiudere tutto, moltissimi non apriranno più, perché già erano in difficoltà precedentemente e oggi lo sono ancora di più. Quindi bastava mettere un'obbligatorietà del servizio al tavolo, bastava qualche piccola cosa. Perché non hanno chiuso i centri commerciali di domenica? Potevano chiuderli, no? Potevano chiuderli. Lei, Presidente, ha messo sul piatto mille temi, uno più importante dell'altro, perché appunto, si tratta innanzitutto di capire se le misure che sono state prese sono davvero idonee rispetto agli obiettivi che ci si pone, e quello della chiusura dei bar alle 18 anche a me personalmente lascia perplessità, ma vediamo che le proteste ci sono dappertutto, ci sono in tutta Italia, e con la protesta relativa alla chiusura dei bar c'è la protesta per esempio relativa alle attività culturali. Non si capisce perché tutta una serie di attività culturali, dove sia il rischio connesso con queste. Allora io non lo so, mi dica lei, Presidente, ho l'impressione che quantomeno ci sia un difetto di comunicazione, perché se c'erano delle ragioni per fare questo tipo di scelte probabilmente andavano spiegate meglio. Noi siamo qui a parlarne, io e lei, perché non le abbiamo capite, giusto? Sicuramente. Io ho denunciato moltissime volte la incertezza dei procedimenti dei decreti, e gli uffici di Confcommercio Belluno dell'ASCOM sono stati in prima linea, hanno informato il reale, ma anche noi, i miei collaboratori, si sono trovati in difficoltà perché veniva fuori la sera ed era attuato il giorno dopo. E non chiaramente, bisogna dire le cose chiare. Allora, parto ancora una volta per dire che la salute prima di tutto, ma dobbiamo anche tutelare l'economia territoriale, perché senza di questo noi avremo magari non più morti di Covid, ma morti di fame. Questo è pericolosissimo. Allora, si deve veramente pensare a un qualche cosa che possa attenuare questa situazione di disagio, e questa situazione di disagio si può semplicemente attenuare dicendo che i ristoranti possono aprire fino alle 22, mettiamo caso 22 e mezza, anche perché teniamo presente che la regione autonoma del Trentino Alto Adige non ha mica applicato questa cosa. Sono nostri concorrenti. Sappiamo bene a Cortina alle 6, a Corvara alle 10 di sera, alle 22. No, poi in questo io trovo una contraddizione, mi permetta, Presidente, mi dica se è d'accordo. Avrà letto anche lei che i ristoranti, i bar sono aperti la domenica, perché si ritiene che piuttosto che la gente si trovi, le famiglie si radunino in casa e facciano il pranzo in casa, è molto meno rischioso se vanno al ristorante. Ma allora mi viene da dire, ma allora perché non li hai tenuti aperti fino alle 10:30 la sera, visto che c'è lo stesso tipo di rischio durante tutta la settimana? Infatti, teniamoli aperti, vogliono 4 persone per tavolo, vuol dire che se io porterò il quinto mangerà su un tavolo a lato vicino. Anche questo è risibile. Cioè non è nei ristoranti che avviene la pandemia, è in quelle movide dove dei giovani a volte non capiscono che la salute è la prima cosa anche per loro. E quindi io mi permetto veramente di sollecitare il grado di difficoltà che abbiamo, che è economico ma anche psicologico, perché la gente si sente abbandonata. Poi, Presidente, io devo dire la verità, ieri mattina sono andato a prendere un caffè con mia moglie in provincia, non dico in quale bar, e c'era il tizio fuori che si fumava la sigaretta senza mascherina, e va bene, ci sta. Però poi è entrato, senza banco, senza...
semplicemente dentro senza mascherina e la barista era lì con la mascherina ma col naso fuori che non gli diceva niente. Io sinceramente le dico la verità, in quel bar non ci vado più finché non finisce questa storia. Mi dispiace perché è anche un luogo molto gradevole, però quando vedi che c'è disattenzione così evidente non ci sono spazi. Quindi vorrei dire che sicuramente una parte di responsabilità devono assumersela ancora di più gli esercenti. Voglio dire, i baristi sanno benissimo che non possono dar da bere a chi non ha 18 anni, gli alcolici, no? Sanno benissimo fermare l'ubriaco e dirgli no, non ti do un'altra ombra, voglio dire, no? Probabilmente bisognerà avere un po' di più coraggio anche nel dire no, tu senza mascherina qui non entri, insomma, ecco, in questo senso credo, anche se è difficile demandare un ruolo di controllo, e mi aggancerei a quello che lei diceva all'inizio, perché io penso che sia una cosa molto importante, ne chiacchieravamo anche, no Presidente? Il passaparola è un elemento fondamentale nel marketing. Purtroppo siamo un po' duri di comprendonio noi italiani, abbiamo bisogno della legge che ci bastoni, perché non capiamo le cose se non arriva una bastonata, tante volte è così. Lei mi diceva, se queste multe si cominciassero a fare, il passaparola sarebbe sufficiente per far capire che la mascherina va tenuta. Vero, Presidente? Certo. Guardate che se quel avventore in quel bar avesse preso 100-200 euro di multa, tutti i suoi amici lo saprebbero. Questi amici, altro che il coronavirus, più del coronavirus, nel giro di qualche ora tutto il Veneto sapeva. Ma dirà a fare 10, 100, 500 multe, in Italia 1000 multe, va a posto tutto, perché come diceva lei il senso di responsabilità molte volte viene meno, e quindi uno dice a me non capita. È triste, dovrebbe... è triste dover riconoscere questa cosa, Presidente, perché è un dato di fatto, è un perché dato se... di... Se pensiamo, no? ci si interrogava anche stamattina sul senso che ha il divieto imposto, cioè l'obbligo di ospitare gente a casa propria con la mascherina se non si tratta di congiunti stretti, no? Chi è che verrà mai a controllare a casa? Nessuno verrà mai a controllare, ma allora questo obbligo che senso ha? Ha uno scopo educativo, cioè vuole spiegare questo obbligo che in casa se ricevi uno che non è della tua stretta famiglia, non puoi riceverlo senza mascherina addosso, insomma. E allora qui, non so, ma mi sembra un po' triste, vorrei usare questo aggettivo proprio, constatare questa nostra ritrosia a capire, insomma, che sia necessario prendere provvedimenti pesanti, le multe, insomma, perché non la si vuole capire che con gesti semplici, perché alla fine i gesti sicuri sono gesti semplici, potremmo evitare tutto quello che sta accadendo adesso, che alla fine ha conseguenze sulla salute, ma ha conseguenze pesantissime sull'economia. Non ritiene anche lei, Presidente, che alla fine quello che viene richiesto non è che sia poi molto, insomma? Assolutamente, lo ritengo. Ritengo che sia molto la chiusura alle 18, quello sì lo ritengo, ma una buona sanzione metterebbe a posto tutti. Perché siamo fatti così? È l'essere umano che è in questa maniera. Se non ha controllo, va per il suo verso e per il suo piacere, o semplicemente per ignoranza. Se viene sanzionato, questo mette a posto tutte le cose. Ma soprattutto noi siamo una provincia, e parlo per tutta la provincia, turistica. L'accoglienza è la prima cosa. Noi rischiamo di desertificare ancora di più il nostro territorio, perché molti chiuderanno e non apriranno più. Questo bisogna mettersi in mente. E nel momento in cui mancano i servizi va a cadere tutto. Noi siamo la spina dorsale del turismo bellunese. C'è anche un altro aspetto implicato da tutta questa faccenda. Nel lockdown di primavera abbiamo visto forse un po' troppo marasma nelle decisioni assunte in modo così diverso nelle varie regioni. Lei, senza prima nominare la Lombardia, si riferiva alla Lombardia e agli sbagli che sono stati fatti in Lombardia, insomma. Luca Zaia, che è dello stesso colore, non li ha fatti, e il Veneto ha saputo presentarsi in Italia come un modello nella gestione della
presenza, no? Questi sono dati di fatto, insomma, non è una valutazione partitica, è una valutazione oggettiva, no? Adesso probabilmente l'Italia vuole un po' correre ai ripari e impone questi provvedimenti a tutti, però anche quello dell'ingresso a scuola non prima delle 9 è già stato notato, l'ha notato proprio anche Zaia, l'ha notato la dirigente regionale Palumbo. Un conto è imporre a Milano una cosa del genere, dove se non prendi la metro che ti porta alle 8 a Milano, puoi prendere quella dopo che ti porta per le 9. Ma a Belluno non abbiamo due corriere che scendono da Falcade, una che ti porta alle 8 e una che ti porta alle 9. Allora anche qui forse si potrebbe dire che forse una maggiore possibilità di scelta ai governi locali forse andava data, no Presidente? Cosa ritieni? Sicuramente io sono per una gestione del localismo gestionale dentro certi termini, proprio perché si conosce quello che è una certa geografia territoriale. Ha fatto bene prima a parlare il metro, a parte che anche il metro è un diffusore di coronavirus, ma il metro porta di qua e di là a Milano. Ma se uno viene giù da Santo Stefano di Cadore per andare a Belluno o a Santa Giustina, ci impiega molto di più che tre fermate di metro. Sì, non trova una corsa ogni mezz'ora di sicuro, insomma. E questo è quello che deve capire lo Stato centrale, una specificità del territorio bellunese, perché il territorio bellunese non è la pianura, ha dei problemi diversi. E leggevo ieri sera un'intervista al professor Del Paos, il quale diceva che la montagna, se non tutelata, diventa un pericolo enorme, e non è tutelata se la gente non ci abita. Assolutamente, certo. Perché in una strada che io ho in montagna, quando sono venute le piogge, sono stati dei buchi e io li ho riempiti con una carriola e con della sabbia, ma se non ero lì il buco diventava di più, la strada crollava di sotto, e c'era tutto un sistema che portava poi a un disfacimento fortissimo del territorio, lo sfalcio dei prati, tutte le robe. Questo non avviene in una grande città. Io sono un fautore del nostro splendido territorio bellunese, dico che abbiamo due prodotti eccezionali, il rumore del silenzio e la salubrità dell'aria. Guardate che il rumore del silenzio non esiste nelle grandi città, non esiste a Roma. E la salubrità dell'aria, quando io porto i miei bambini, perché anche a Milano è una virulenza maggiore? Qualche medico, qualche virologo dice perché lì c'è uno stato di inquinamento che è maggiore che dalle altre parti, quindi già i polmoni devono sopportare un qualche cosa. Qui da noi, quando si va in mezzo ai nostri boschi, si sta bene, no? Però, Presidente, allora lanciamo un messaggio molto chiaro anche in questo senso, visto l'argomento che lei sta toccando adesso. Qui da noi si sta meglio, i nostri polmoni sono più sani perché non abbiamo l'inquinamento delle grandi città. Però il coronavirus se lo possiamo prendere lo stesso. C'è tanta gente che non capisce, non crede, non ha capito che gli ospedali nostri della provincia di Belluno sono già pieni, perché per tantissima gente che non si prende niente di male, prende il coronavirus ma non ha sintomi, c'è quella percentuale minima, che però sui grandi numeri diventa tanto, che sta male, che è in ospedale. Abbiamo già avuto quasi una ventina di morti, ridendo e scherzando, insomma, e neanche tanto ridendo e scherzando, in questa seconda ondata, insomma. Questi sono lutti che ci interpellano, insomma, sono cose estremamente dolorose per le famiglie, ma anche per noi come società, vedere che c'è gente che ne muore, e probabilmente se avessimo avuto dei comportamenti più responsabili questo non sarebbe accaduto. Certo, la mascherina prima di tutto, la mascherina e il distanziamento sociale e l'attenzione, il lavaggio delle mani, tutte quelle cose che io ho imparato in questo periodo. Ho imparato anche che le donne nel passato partorivano e molte morivano, ma da quando hanno fatto la pulizia delle mani, il lavaggio delle mani, la mortalità per parto è diminuita. Questo l'ho sempre letto, cose che prima non avrei letto. Perciò dobbiamo seguire queste cose per noi e per i nostri cari. È un fatto anche proprio di moralità comportamentale del territorio.
E io mi auguro che questo possa avvenire. Proprio per questo dico, rispettiamo, ma facciamo vivere le attività. Proprio questa mattina, qui in Commercio, i centralini continuavano a suonare perché la gente era disperata. E la disperazione della gente porta poi a cose imprevedibili, che forse non ci saranno qui a Belluno, ma nelle grandi città, magari mosse. E qui è bene dirlo, da persone che non avevano l'interesse dell'economia, ma solamente di far caos, questo dobbiamo dirlo, possono arrivare con dei Allora, problemi socio-economici. Presidente, mi dica se forse non sia possibile concludere così questa nostra chiacchierata. Siamo chiamati a responsabilità, al di là di quello che ci chiede la legge, al di là delle multe che è possibile prenderci, se ci comportiamo in modo responsabile, lei ha mostrato la mascherina, adesso le chiedo di mostrarla di nuovo perché dobbiamo lanciare un messaggio chiaro. Ecco, se noi ci comportiamo in modo responsabile, forse riusciamo ancora a migliorare, a far migliorare questa situazione. Ne avremo dei vantaggi sulla salute, ma ne avremo dei vantaggi sull'economia, perché il messaggio che lei ci sta lanciando è estremamente preoccupante, perché queste telefonate di cui ci dice adesso, di persone che sono disperate in provincia di Belluno, di operatori commerciali che sono disperati, sono qualcosa di cui dobbiamo assolutamente tener conto e se possiamo fare qualcosa con i nostri comportamenti dobbiamo farlo, vero Presidente? Certo, magari con qualche difficoltà, perché io sto respirando meno bene di quando non l'avevo, ma perlomeno qui non ho nessuno e perciò la tengo solamente a dimostrazione, ma dobbiamo salvaguardarci e salvaguardare. Benissimo. Presidente, la ringraziamo molto. Speriamo di poterci Grazie. parlare tra non troppo tempo, magari per annunciare un miglioramento e qualche riapertura. Grazie Grazie, grazie a voi. a lei, grazie a tutti, un saluto a tutti, grazie.